bello, bello, bella atmosfera, bellissimo. Oltretutto aver portato a casa 3 punti importantissimi anche per i tifosi, e quindi sono contento. I ragazzi hanno fatto una partita di sacrificio, in difficoltà molto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo avuto un pochino più di equilibrio, diciamo che è mancata la qualità del gioco, ma sicuramente avevamo di fronte una squadra in palla che sa quello che deve fare, e soprattutto nel primo tempo ci ha messo parecchio in difficoltà. Questa sera sono assolutamente d'accordo, diciamo che il cambio era in un certo senso con questo obiettivo. Con Gittiker avevamo più presenza davanti, impegnavamo di più i due centrali, e con Dani che gli girava attorno sicuramente abbiamo avuto un peso e un equilibrio migliore. Ma io devo dire che potrebbe anche essere normale. Aggiungo anche che entrambe le squadre non hanno mai tirato in porta. Diciamo che tutte e due qualche volta siamo arrivati negli ultimi 20 metri, ma abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, non abbiamo preso la porta appunto. Detto questo, siamo stati bravi sull'azione del gol, potevamo sicuramente fare qualcosa di più appunto nel secondo tempo, nel finale di partita, ma ripeto, prestazione non buonissima sotto l'aspetto tecnico, non buonissima sotto l'aspetto della personalità, soprattutto il primo tempo, ma prestazione di sacrificio dove la squadra voleva a tutti i costi i 3 punti e sono arrivati. Agitato, perché dopo una partita del genere, dopo una grande prestazione da parte dei miei, sì, commettendo qualche errore negli ultimi metri, vai a casa con 0 punti. Ci sono state diverse potenziali palle gol, ma è mancata la precisione. Come si può migliorare questa situazione sotto porta? Lavoreremo su questo, perché tutto si può migliorare, tutto è migliorabile, e oggi per atteggiamento, per voglia di fare, i ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto una prestazione di altissimo livello, e chiaramente commettendo qualche errore, abbiamo commesso qualche errore, ma da prossima settimana ritorneremo a lavorare cercando di migliorare queste cose. Sì, dopo il gol abbiamo perso un po' le misure, poi c'è stato un momento in cui siamo rimasti in 10, la palla non usciva, ci sono state delle situazioni non chiare, avevamo perso le distanze, e poi con i cambi c'è stato ancora il rush finale in cui la squadra avrebbe assolutamente meritato il pareggio. Ha avuto modo di verificare le condizioni di Strizzolo? Ma non lo so, credo, spero che non sia nulla di grave.